Siamo nel 1700, la prima metà del 1700, la cosiddetta età dei lumi. Un periodo storico in cui la società si divideva in maniera proprio netta tra nobiltà e plebe. In questo ambiente si muove la protagonista del nuovo romanzo di Anna Maria Zizza, La dolciera siciliana, edito da Marlin Editore. È una storia che tocca a volte con delicatezza, altre con crudezza, ma sempre con eleganza, dei temi di violenza ma anche di accoglienza, di rinascita e di riscatto, di fughe e di fatica, di speranza e di amore. E il tutto è sempre condito da un profumo di cannella, cioccolato, zagara e tante altre prelibatezze. Ma, come sempre, di tutto questo e molto altro ne parleremo a Dalla parte del libro. E adesso, sigla. Amici di Globus, buonasera e bentornati ancora una volta Dalla parte del libro, la vostra fedele vetrina di tante novità letterarie, ma soprattutto tante passioni culturali. Oggi sono particolarmente contento perché abbiamo di nuovo un ospite che ormai è diventata anche una nostra amica, un'amica di Globus, perché è la terza volta che viene a presentare un suo libro, quindi una diciamo, scrittrice molto prolifica, ed è Anna Maria Zizza. Ciao Anna Maria. Ciao. Allora, sono felice di essere qua, innanzitutto. Dai, sei tranquilla, sì, sì. Mi ha confessato di essere anche abbastanza ansiosa, ma non c'è problema, siamo tra amici, siamo qui appunto, facciamo la solita nostra chiacchierata. Ecco, oggi tu ci presenti La dolciera siciliana, è la storia di una ragazza, siamo nel 1700, una ragazza che... dopo una serie di vicissitudini che naturalmente non possiamo raccontare, si trova a quasi naturalmente a soddisfare una propria passione, che è quella della cucina e quindi è quella soprattutto dei dolci. Il tutto naturalmente è intriso e all'interno di una storia che diciamo che secondo me fotografa molto l'epoca in diverse parti d'Italia, Milano, Modica come città importante della Sicilia, per poi approdare a Catania. Il tutto, naturalmente, i dolci sono appunto il sottofondo, il profumo che si sente leggendo un po' il tuo libro. Ma la prima cosa che io ti voglio chiedere è questa. Tu sei venuta qui perché abbiamo presentato prima due libri che parlavano di Egitto, quindi tu hai questa passione per la storia, hai questa passione per il raccontare e soprattutto anche il ricercare che sia più veritiero possibile quello che tu racconti di fantasia. E come mai ora siamo passati in Sicilia? Allora, è una domanda che mi si fa, ma non è ovvia, scontata. Diciamo che siamo passati ad un'altra epoca, tra altre cose lì eravamo nel XIV secolo, nei primi due romanzi, perché stavo cercando innanzitutto di appagare quello che è un mio grande sogno, scrivere di una passione. E in quel periodo, diciamo, o meglio, da quando ero piccola sostanzialmente, le civiltà del vicino Oriente erano un po' il centro, possiamo dire, dei miei studi, delle mie comunque letture. E poi gli archetipi erano sicuramente alla base anche di questi due romanzi. In questo caso invece ho voluto raccontare della mia terra, della nostra terra, un periodo storico importante di grandi evoluzioni, di trasformazioni, che è il periodo che va nel libro dal 1739 fino al 1747 ed è post sisma del 1693, questo è un elemento importantissimo tra le altre cose all'interno del romanzo. Ho voluto raccontare di radici, di quelle nostre e quindi tutto ciò che fa parte di noi, dei nostri profumi, della nostra aria, della nostra storia, di uomini e di donne di cui tante volte si sono persi i ricordi.
Ma tu parli, però questa è una cosa che mi piace, perché tu parli anche di un personaggio in particolare che viene dal lontano nord, che nel 1700 era sicuramente molto diverso rispetto al nostro sud, ma viveva in un piccolo centro, viveva in campagna, viveva in un borgo e poi si trasferisce nella grande città. E tu fai navigare questo personaggio dalla grande città, appunto, che è Milano, alla grande città nostra, che è sempre molto provinciale, e gli fai quasi notare un po' le differenze di questa città, di questa vita diversa, ma che poi lo fa innamorare della nostra, sì, Sicilia. Decisamente sì. Allora, è un personaggio che viene dal nord ed è un personaggio molto simile per alcuni versi, ma solo per quello, allo scribamento o Terpa della regina, certo, di Tebe. Vero. Cioè, nel senso che mi piace sempre nei miei racconti raccontare le cose da più punti di vista, quindi non solo dal punto di vista dell'orfana Maria, non solo dal punto di vista di personaggi vari che si affollano e che si muovono nel grande teatro della storia, comunque della vita, ma anche di personaggi che vengono da altri luoghi. E mi chiedo sempre come possa essere vista la nostra città, Catania, come possa essere vista Modica o qualsiasi altro luogo bello della nostra terra, diverso sicuramente come la nostra Sicilia è, ovviamente per storia, per tradizioni, per humus, dal punto di vista di chi invece abita nel nord. Quindi sì, questo giovane appunto protagonista si reca nella nostra città, Catania, viene come dire travolto da degli odori pessimi, tra le altre cose, quindi la prima cosa, la prima impressione è lo sgradevole odore che proviene, l'olezzo, ecco, dagli scarichi, insomma, di una città che non aveva ovviamente in quel periodo tutte le infrastrutture che ovviamente ci sarebbero invece e che comunque sia ci sono oggi. Diciamo gli odori che possono essere buoni possono essere o meno buoni. Anche lui peraltro aveva sentito degli odori sgradevoli nel nord, e li aveva sentito addosso e sulla pelle sia di uomini che di donne di nascita nobile, esatto, tra l'altro, che erano anche nobili, aristocratici, cioè, perché non c'era questo grande, no, amore nei confronti dell'acqua. E questo, ci sono tanti libri che ne parlano, per esempio, assolutamente, no? Sì, no, ma io però, se devo trovare un limite alla tua scrittura, è che esce molto, molto, molto evidente il tuo amore per la Sicilia. Perché anche quando la tratti, quindi tratteggi un po' con questi odori, per esempio, la cosa che mi ha colpito quando appunto Giuseppe, che è appunto questo poeta che viene dal nord, è un nascita povera, sì, ma diventa, tra virgolette, benestante perché comunque per tutta una serie di sue qualità, mettiamola così. Mettiamola, sì, così. Mettiamola così. Quando lui arriva, appunto, sente già, secondo me, questa immediata contraddizione che è la nostra, sì, Sicilia, Catania in quel caso. Le donne che gridavano, mentre invece i pescatori che si amalgamavano al suono del mare, gli olezzi e poi questo profumo di zagara che era invece sempre dappertutto, questa città anche sporca ma esce su un balcone di una della casa che poi del palazzo che l'avrebbe poi accudito e accolto, che è bellissima perché ha un panorama, il mare e tutte queste statue, questo amore per l'arte. Ecco, io credo che lì esca veramente tanto l'amore per questa città, se ti devo dare un limite a questo. Allora, questo è un punto importante anch'esso del libro, nel senso che io ho avuto, quando ero piccola, amavo Catania. Dico amavo perché ora non so bene, io credo che questo libro mi sia stato utile come una terapia, anche per capirmi da un lato, capirmi meglio, ecco, perché noi siamo sempre dei fondali abissi, no? Ed è difficile capire, si scoprono sempre cose nuove del nostro essere, ma capirmi meglio in questa fase della mia vita, capire anche meglio che rapporto io abbia con Catania, perché io appunto negli ultimi anni, diciamo dagli anni 90 in poi, intanto ho avuto un rapporto controverso, guarda, Cannella, Zucchero e tutte, esatto, le, ecco, il Bianco Mangiare, ho avuto un rapporto difficile con Catania, di amore e di odio. Come un po' tutti comunque. Infatti non vivo nella mia città, ecco, nonostante io sia nata proprio nel centro storico di Catania, quindi amo Catania di notte,
in particolar modo. Mi piace la Catania di notte, mi piacciono gli odori che si sentono, mi piacciono i palazzi visti attraverso le ombre. La Catania di giorno, diurna, tra la massa di persone che si muove e si agita, la gente che parla ad alta voce, anche questo l'ho sottolineato nel libro, un po' una caratteristica della nostra città, questo parlare ad alta voce che a me non piace, per esempio. Qualcuno disse però che il catanese è colui che in tutte le parti del mondo si fa capire, perché tra il gesticolare e il gridare lo riconosci subito. Lo riconosci subito il catanese, esatto. Verissimo. Però attraverso questo libro mi sono resa conto che in realtà c'è stata un'epoca storica, quantomeno, di cui posso essere fiera. Infatti, quando mi hanno chiesto in realtà lo scorso anno di scrivere un racconto breve sulla mia città, su Catania, io sono stata per un pezzo in dubbio, ho detto ma su quale epoca, perché avrei potuto raccontare tutto, qualsiasi cosa. Poi però mi sono detta, ma dell'oggi, di che cosa potrei raccontare oggi, in questo momento, proprio in una fase in cui io non amo la mia città o penso di non amare la mia città, perché poi, ripeto, ecco, sono fasi della nostra vita. Lasciami dissentire, perché da qui non traspare. No, non traspare, perché mi sono resa conto che, non dico ho fatto pace con Catania, perché credo che non farò mai pace veramente con Catania, però che la Sicilia sia una terra comunque bellissima, da cui, nonostante le tentazioni e le sirene, no? Le sirene di altri luoghi, che io ho sempre avuto. Io ho sempre avuto la tentazione di scappare, di andarmene via, eccetera. Un po' questo animo inquieto, il cuore inquieto. Sì, ma una cosa di testa, ma proprio. Credo che sia una cosa abbastanza comune per noi catanesi o per noi siciliani in genere. Sì. C'è questa voglia di scappare, ma poi noi diciamo sempre che è la nostra Etna che ci chiama. Il mare. Esatto, il mare che ci chiama. Sì. Giuseppe Castiglia ha fatto una bellissima canzone. Sì, verissimo, sulla Sicilia. Che bella Catania, ecco ti dà proprio questa sensazione. È vero. Senti, però la tua origine, tra virgolette, da docente ma anche da storica, cioè ti porta a sempre a fare dei libri che hanno delle storie, portare avanti, appunto, come dicevi tu, anche riportare alla luce delle storie vere e ricamandole con delle storie che hanno una certa veridicità. Sì. Ecco, per esempio, lo si riconosce benissimo. Allora, io ti confesso che non conoscevo Tommaso Campailla. Non sei l'unico. Pensavo che fosse Tommaso Campanella e invece no. È un personaggio assolutamente esistito, sì. Sono andato a cercare anche la sua storia ed è molto molto simile a quella che tu hai descritto, sì. Ma anche il principe Vincenzo di Valguarnera e il principe Paternò Castello di Biscari, il palazzo è appunto il palazzo Biscari, che avevo riconosciuto immediatamente quando tu l'hai immediatamente descritto, io l'ho riconosciuto. E poi comunque anche per esempio il Giuseppe Piretti, scusa, Ripetti, ecco, e invece il Giuseppe Parini, che era un poeta, cioè lo ricorda molto. Degli elementi che ricordano, esatto, Parini, cioè, ecco, inizialmente sì. Questo diciamo collage che tu vai a fare, ecco, prima di tutto ti chiedo, perché mi incuriosisse molto questa cosa, quanto tempo ci vuole per andare prima di tutto a cercare di capire, a focalizzare quale può essere il personaggio, quale può essere la storia, ma poi anche andare a ricucire, quasi a cesellare il vero con la fantasia. La ricerca, quanto tempo ci vuole? No, non ci sono dei tempi, come dire, possono quantificarsi in un anno, in pochi mesi, eccetera. In questo caso posso dirti che la storia e anche la scrittura è nata, e sembra strano perché effettivamente c'è una ricerca storica notevole, ma è stata molto focalizzante, molto compatta, nel senso che io ho passato un'estate a leggere, l'estate scorsa, nel 2023. Ho letto tantissimo e ho passato un'estate un po' così, ma ero proprio travolta letteralmente. Non perché non avessi niente da fare, avrei potuto tranquillamente andare a mare, anche le sirene, anche qui erano tante, le tentazioni, no? Finiti gli esami di Stato ci poteva stare anche l'idea, certo, ovviamente, di poter fare altro. E però nonostante tutto c'era comunque questa storia che avevo dentro, una storia che nasce a Modica in realtà, quando io andai per l'ennesima volta, perché sono innamorata di Modica, perché mi piace questa fierezza, questo indipendentismo,
di Modica, anche il fatto che Modica non sia diventato la provincia, capoluogo di provincia, e questo mi dispiace, lo dico non soltanto per i cittadini di Modica, ma perché ha dei fasti straordinari, ha una storia veramente straordinaria, grande ricostruzione. Anche qui dopo il sisma del Val di Noto del 1693 che rase al suolo Catania, Modica, Ibla per esempio, insomma tutte queste cittadine bellissime. Per cui nasce lì e nasce quando io vidi per la prima volta, ma non per la prima volta, perché ripeto, gli occhi ci possono fornire immagini oppure no. Ecco, l'immagine già c'era probabilmente nei miei occhi, ma non avevo focalizzato un'attenzione particolare su un palazzo, su questo sifilicomio intitolato a Campailla. Il sifilicomio era una grande piazza, avrei dovuto vederlo, è in pietra bianca, è enorme, non ci avevo fatto caso. Tu lo racconti bene però. E, infatti io, tra le altre cose, era anche chiuso, lo racconto spesso, era anche chiuso, e forse il fatto che fosse chiuso ha fatto sì che io poi ritornassi dopo qualche mese, ha fatto sì che nel frattempo si elaborasse, si evolvesse nella mia mente, sì, perché avevo pensato, ho pensato subito, ma chissà cosa sarà accaduto all'interno di quelle mura, chissà quante lacrime, chissà quanta gente morta, quante speranze, però, ecco, quanti sorrisi. Quante speranze, però anche quante guarigioni. Perché quante guarigioni, da quello che appunto con le sue botti di Campailla, fumigatori, esatto, e mercuriali, esatto. Sì, esatto. E tu anche lo spieghi, la cosa bella è questa, che sei diventata anche un po' medico in questo senso. Sì. Quindi un attimo, parliamo però dei personaggi, sì, no? Maria, che è appunto la protagonista, la ragazzina dodicenne che cresce, prende sempre più consapevolezza di sé e si pone anche dei limiti per poter andare avanti e per non cadere, per la paura di poter cadere, sì, in una vita che può essere appunto assolutamente deleteria. A parte che il discorso che lei si nasconde la sua femminilità per essere accettata comunque, è un po', mi sono fatto una serie di ricerche, quanti nella letteratura, nel cinema, quante volte la donna ha dovuto mascherare la propria femminilità, sì, per poter raggiungere qualcosa. Ecco, in fondo, cioè, questa donna comunque ha sempre cercato un po' il riscatto, anche è stata fortunata perché è stata accolta, ma è stata una donna molto forte, nonostante fosse una bambina che ha avuto un trauma così tremendo. Ecco, sì, questa, come la vedi tu questa donna? È reietta per alcuni versi ed è anche un personaggio, se vogliamo, topico, no? Tanta letteratura, tanti romanzi dell'Ottocento in particolar modo, ma erano più orfani in generale maschi che non orfane femmine. Invece ho voluto parlare di lei come di una ragazzina che fin da piccola aveva una grande fede, già secondo me l'importanza della fede dal mio punto di vista, però è una fede in realtà ad ampio raggio, se vogliamo dire così, in maniera banale, nel senso che lei non crede in Dio soltanto, che già di per sé ci conferisce una grande forza e la capacità anche di, non dico di opporci al male, ma di reggerlo, di reggerne il peso. E dall'altro lato ha una grande fede anche nelle sue capacità, nei suoi talenti, quindi lei è una che cade ma si rialza sempre. E poi crede anche in alcune persone, non tutte, perché lei poi comunque sa distinguere, elabora, un po' come me, che sono molto lenta quando elaboro le situazioni negative, però elabora, si rialza, anche per mezzo sicuramente di un sussidio, di un aiuto, che le viene da due uomini in particolar modo, adulti. Ecco, io non faccio una differenza tra uomo e donna, io faccio una differenza tra persone. La carità, secondo me, è presente sia nell'aspetto, sia nella dimensione maschile, sia nella dimensione anche femminile. Anche perché poi parleremo un attimo, secondo me, di qualcosa che li accomuna tutti i tuoi personaggi. Sì. Però, visto che non possiamo dire, cioè, ecco, noi il fil rouge di tutto questo romanzo, anche se lo devi, secondo me, andare proprio a cercare, è proprio questo discorso appunto dei dolci. Sì. Ok? Cioè, tu continuamente, ci sono questi nobili che mangiano anche in maniera anche sgradevole, nonostante siano appunto questa nobiltà, ma poi sono uomini e spesso sono anche spiantati, ma siccome sono nobili, sono invitati e così via. Certo.
Qual è la metafora del dolce in questo caso? Metafora della vita, io credo. Il dolce è ciò che ci... Ma credo, insomma, questo penso per molti, sono una che mangia tanti dolci. Ora, negli ultimi tempi un po' meno, perché mi sono resa conto che non mi fanno esattamente bene. Però comunque nei momenti difficili, diciamo, ecco, sostituiscono altre cose in qualche modo. Quindi la scelta del dolce è una scelta da un lato, appunto, è una metafora da un lato della vita, ma anche un gesto d'amore. Perché la cucina e la parola, io dico, sia l'uno che l'altro, i libri, infatti lei non per caso ha l'accesso eccezionalmente come criata, lei è una certo. criata alla fine, poi sì, è una dolciera importante, rifinita, eccetera, come dico spesso all'interno di questo romanzo, ma per sempre resta una serva. E nonostante questo lei ha l'accesso ai libri sia da parte dell'uno che dell'altro, i due personaggi adulti maschili, e viene scoperta dal primo, da Tommaso Campaillo, che sta arrampicata mentre sta pulendo sostanzialmente da bambina, è una bambina naturalmente, quindi anche il corpicino fragile eccetera, lei sta arrampicando là sulla scala sostanzialmente per spolverare quei libri, viene colpita dai dorsi, no, in cuoio per esempio di quei libri, li spolvera e poi che cosa fa? Quello che tanti magari potrebbero volere fare e non possono fare, per esempio, no? Aprire quei libri, quello che a cui una persona... Ma ce n'era uno in particolare che non poteva essere toccato. Beh, sì. Però poi alla fine glielo concede anche. Sì, poi glielo concede pure, sì, esatto. Ci sono appunto, ecco, libri e dolci. Libri e dolci sono legati anch'essi. È un remedium ad doloris, sono due remedi ad doloris, sia l'uno che l'altro. Sono dei gesti d'amore anche quelli da parte dei due, cioè del medico prima, Tommaso, e del principe di Valguernera. Certo. Dall'altro lato, quindi è... Un libro fatto di, se volessimo sintetizzarlo, anche di speranza, perché c'è tanta speranza all'interno di questo romanzo, senza la quale io credo che non si possa vivere, di capacità, oggi si direbbe, si usa una parola che io non amo in realtà, resilienza. Io non l'amo non per altro, non perché non sia una parola che suoni bene, per così dire, ma perché sta diventando una, quasi una parola d'ordine. E a me le parole d'ordine non piacciono. Perché è come se fosse quasi d'obbligo in qualche modo il rialzarsi sempre dopo un disastro, dopo una catastrofe, penso dopo che il sia male. La vita che ti, cioè, ti non ti tutti, porta. Non tutti riescono. Ci sono delle persone che non ci riescono, ci sono delle persone come l'orfana Maria che riesce. Ma per esempio, secondo me, una di queste persone che non è riuscita a rialzarsi, ma che comunque era il principe Vincenzo. Principe Vincenzo di Valguarnera, Biscari, ecco un personaggio che ho... No, ma non riesce perché nel senso mantiene sempre la sua scelta di non parlare più. Sì, anche lì, ecco, questo per esempio vorrei che magari il pubblico, come avrà sicuramente fatto, magari andasse al palazzo, alla Marina, e proprio nell'atrio ci sono i quadri sostanzialmente che sono ben visibili di tutti quanti, insomma i personaggi, le figure più importanti della famiglia Paternò-Castello. E questo c'è lui, Vincenzo. Vincenzo che morirà, allora il libro si chiude nel 47, lui morirà nel 49, morirà per un ictus. Un po' come Campaillo. Come Campaillo, esattamente, sono morti entrambi di ictus, esattamente. Infatti anche questo sono documenti storici. Sono stata molto attenta ad una ricostruzione che fosse quanto più possibile precisa. Ovviamente lasciandomi anche lo spazio per una ricostruzione dei dialoghi che non potevo avere per motivazioni certo. ovvie. E poi per, siccome non era un saggio storico, fare un altro last man anche no, ma infatti, infatti parlavo poco fa di collage, ecco, io non ho la cultura francese, per cui non... Però dico, ecco, in questo senso sì. Però io leggendo un po' il tuo libro, poi mi dirai se è vero o no, io ho la sensazione che nei tuoi personaggi tu assolvi molto di più la figura maschile rispetto a quella femminile, tranne Giacinta magari che... Girolama, che è appunto quasi hai senso... Sento che quasi un senso di affetto verso questo personaggio. Sì, Girolama Grimaldi, l'orefice Grimaldi. Esatto. E, mentre invece un po' tutte le altre, specialmente le donne diciamo della casta alta, non parlo naturalmente delle amiche, di che la criata che ha cresciuto Maria. E quindi Angela, la poca Angela. Esatto. Dico,
quasi le condanni a uno status symbol che li inchioda in quel modo di essere. Ma perché in quel periodo storico era così? Cioè, se volessimo fare un romanzo, questo è un romanzo storico, scrivere un romanzo storico significa anche attribuire condizioni, status, modo di pensare dell'epoca, dei personaggi che si muovono in quell'epoca. Se io li avessi fatti muovere in un'altra maniera, avrei tradito lo spirito del romanzo storico e avrei quindi tradito chi legge anche questo romanzo. E che io non vorrei cadere mai nella trappola dei romance o di altri similari, insomma, romanzi che io chiamo parastorici, pseudostorici, certo, perché in realtà storici non sono. Questo senza nulla togliere al fatto che un romanzo storico è ipso facto un romanzo moderno anche. Certo. Io poi tra le altre cose sono una che anche per i miei studi comunque personali, per una mia visione comunque, non distingo tanto il classico dal moderno, il passato con il presente. Per me c'è un'unica linea del tempo sostanzialmente, di cicli e di ritorni, di eterni ritorni. Infatti questa è una cosa che a me, secondo me, è notato. Questo libro è, comunque ti dà moltissimi spunti di riflessione tra il modo di vivere nel Settecento e il nostro modo di vivere, sì, che per certi aspetti è molto simile, sì, per alcune proprio dinamiche che si vengono a creare. Senti, noi purtroppo dobbiamo quasi finire, però sì, io un paio di cose te le devo chiedere, certo, ancora, perché devo dirti che è uno di quei libri che ti dà la possibilità appunto di riflettere e poi naturalmente ti stimolano le curiosità. Abbiamo mezz'ora, quindi dobbiamo essere molto veloci. Ci mancherebbe. Allora, no, io però ho notato che tutti un po' i personaggi chiave hanno tutti un sottofondo di dolore pregresso. Parliamo, sì, di Maria, parliamo di Campailla quando era deriso dai suoi padre. Anche dal padre, esatto, che lo dichiarava, esatto, tardo, ma anche, diceva che era tardo. Ma anche praticamente il principe Vincenzo che non riusciva più ad avere una vita, anche perché per la moglie che era morta, quindi era lui, giusto? Perché anche Campailla era morta. Campailla era morta la prima moglie, infatti, esatto, lui poi si risposa con, esatto, Rosa, però non è un matrimonio felice. Esatto. Il principe di Valgonera è sì sposato, però anche lì non è un matrimonio felice. Anche il figlio non è che sia Luigi, non è che sia Ignazio, Ignazio Luigi. Sì, esatto. Ma sono matrimoni ovviamente, sì, che nascono, esatto, per precisi accordi totali. Appunto, ma anche Giacinta ne parla. Girolama. Non so perché mi viene perché Giacinta. Perché suo marito si chiama Giacinto Lorefice. Ecco, perfetto. Girolama, pure lei, il fatto di non poter avere figli. Cioè c'è questa sottofondo di dolore che un po' li accomuna. Sì. E ognuno cerca di, tra virgolette, appunto la resilienza di cui parlavamo e che tu non sei molto d'accordo. No, parola d'ordine, non okay, mi piace. Ma a modo suo cerca di superare questo dolore per crearsi un suo mondo. Sì. È vero? Sì, è verissimo, perché io appunto credo in generale che tutti noi ci portiamo le nostre croci. Ciascuno di noi ne ha una oppure ne ha più di una, però lì si maschera e c'è la facciata, per cui tanto di quello che si vede anche sui social è falso, clamorosamente falso. Poi si incontrano le persone, si parla con queste persone, mi è anche accaduto qualche volta, non tanto con persone conosciute sui social, perché generalmente non li conosco se non sono già precedentemente degli amici, ma con persone con cui magari avevo parlato poco prima. E poi ci sono quelle condizioni, quelle circostanze, no, che chissà perché aprono in qualche modo canali, no, di dialogo, certo, di comunicazione, e io scopro che queste persone hanno croci pure loro, hanno dei dolori pure loro. Allora a me piace raccontare questa cosa, mi piace raccontare dei percorsi di vita. Non mi piacciono i personaggi statici, personaggi tipo in qualche modo, mi piace il personaggio che invece cammina, si rimbocca le maniche, come i catanesi hanno saputo fare dopo il grande sisma del 1693. Infatti, che noi non abbiamo parlato. Il libro è una metafora della ricostruzione. Assolutamente, ma no, vabbè, tu anche citi Vaccarini, citi Palazzotto. Vari. Palazzotto, sono che tutti gli architetti che hanno ricostruito praticamente all'interno di una comunità che si ritrovava sempre a Palazzo Biscari. Esattamente. Palazzo Valguarnera. Vorrei che fosse così pure ora, per esempio, sì, no? Che la ricostruzione. Dico, vorrei. Sono delle velleità. Sì, lo so, le condizioni sono completamente diverse. Io allora volevo darti, cioè noi stiamo chiudendo, siamo, sì, proprio in chiusura purtroppo, sì, però io le sensazioni che ho avuto, sì, allora io ho visto, e questo non lo faccio mai normalmente in trasmissione, però questa volta lo voglio fare, cioè io ho visto, conoscevo la tua scrittura e conosco ancora, ti ho detto anche a telecamere spente che mi piace molto come tu descrivi, è molto anche fluida, non hai una descrizione
pesante e pedante, ma nella tua descrizione, che è molto minuziosa, però è molto fluida e molto piacevole. Poi anche i personaggi sono sempre molto ben definiti, e questa è una cosa che mi piace molto, perché è come un po' se li vivessi, se li guardassi, se li vedessi vivere, e questa secondo me è una cosa che non molti scrittori riescono ad avere. Poi parliamo di sensualità ed erotismo, e ci sono alcuni passi che veramente sono molto coinvolgenti, e devo dire che questa cosa, normalmente ho visto anche uomini che lo sanno fare, ma normalmente le donne siete molto più brave. E poi, appunto, quello che dicevamo poco fa, che secondo me quello che esce fuori, il messaggio che esce fuori dal libro, è che tutto sommato determinate dinamiche, con tutti i distinguo che possono esserci, appunto le classi così molto rigide, però ci sono alcune dinamiche che comunque ancora oggi, forse noi come catanesi, ma in generale, ci portiamo dietro. Questa sì, è una cosa che mi ha fatto assolutamente riflettere. E un'ultima cosa per finire, la fine. Mi ha destabilizzato, io credevo qualcosa di diverso, però allora, tu lasci qualcosa come l'hai capito. Ma sì, perché il protagonista in realtà è un Parini per alcuni versi, nel senso che l'estrazione, un po' la nascita, figlio di filatori, un po' un agricoltore, sì. Suo padre era anche un filatore di seta, anche possidenti, per cui era possidente, quindi era meno povero di altre persone, però in un contesto piuttosto povero. Poi questo ragazzo che si fa strada anche attraverso il suo fascino fisico, che lui sfrutta anche nei confronti delle donne, è un po' un cinico. Lo abbiamo poco fa. Insomma, sì, l'abbiamo un po' adombrato. Secondo me non era cinico, perdonami. No, può sembrare, dico, cinico, così è stato letto da alcune lettrici. In particolar modo le donne. Perché lui, ma infatti, perché lui in fondo era, secondo me, una persona che si lasciava andare, perché capiva un po' quali potevano essere i suoi risvolti, ma sapeva che quella era la via quasi obbligata in per quel poter periodo, andarsi. Sì. Forse non soltanto in quel periodo, che le accademie, come scrivo, anche le accademie, anche i luoghi che dovrebbero essere appannaggio di artisti, di scrittori, di fini, tratteggiatori della penna, in realtà si passa sempre da là, sembra che sia una strada in qualche modo obbligata. È un personaggio però che ricorda anche molto Renzo, questo infatti c'è una scena in particolar modo quando lui approda nella grande città, Milano, e l'introduzione è un frammento proprio dei Promessi Sposi, c'è molto Manzoni nel mio romanzo, io adoro Manzoni, di quando il giovane Renzo si ferma inebetito, pietrificato da un lato davanti alla grande fabbrica del Duomo, come dice Manzoni, e però nello stesso tempo si volta anche e guarda alle proprie spalle i monti, le sue montagne, il luogo dove lui era nato. Quindi lui è un personaggio inconcluso, a differenza di Renzo, che è un personaggio concluso, perché Renzo invece alla fine del romanzo, che non è un bel finale nel romanzo di Manzoni, anzi. Certo. Anche se molti dicono questa cosa, beh, alla fine Renzo e Lucia si sposano, sì, ma per poterlo fare si devono trasferire nel Bergamasco, hanno dovuto cambiare vita, lui ha dovuto imparare, infatti c'è un discorso proprio su "ho imparato" proprio nell'ultima pagina, perché si imparano tante cose, soprattutto in Sicilia, io credo, no? Assolutamente, la Sicilia come luogo di apprendimento. Sì, anche perché la Sicilia, con tutto il fatto che noi abbiamo avuto tantissime dominazioni, cioè questa, diciamo, le vie di uscita, ecco, sono tante, quindi sicuramente lui ha imparato molto da noi. Però, allora, quindi, siccome tu ci hai abituato ad avere sempre un sequel del libro, io vorrei che il finale nel prossimo libro possa essere un inizio per poi arrivare dove voglio io, dove mi piacerebbe che arrivasse. Chissà. Chissà, siamo qua. Siamo qua. Anna Maria, io ti ringrazio. Io noi ringrazio purtroppo te. Veramente. Via con una straordinaria velocità il tempo. C'è anche un concetto sulle chiacchiere nel tuo libro, sulla chiacchierata. Quindi ecco, quando c'è una chiacchierata è sempre molto, molto bello, gradevole, molto gradevole, molto. Ma poi il tuo libro non è piaggeria, ma lo merita, per cui grazie, va bene. Allora, grazie ancora, alla prossima. Alla prossima. Per quanto riguarda noi, invece, la prossima settimana avremo un altro ospite altrettanto importante, curioso, uno storico, lo possiamo dire, che sarà qui con noi. Oggi noi abbiamo parlato invece con Anna Maria Zizza, La dolcera siciliana di Marlin Editore,
e della, dei romanzi, della collana dei romanzi storici di Marlin Editore. A questo punto posso soltanto dirvi grazie, è stato veramente un piacere essere con voi, avere qui Anna Maria. E cosa posso dirvi? Ci vediamo la prossima volta e per il momento buona vita a tutti. Ciao. Arrivederci.